Fallout 76 è sulla bocca di tutti, dopo una diretta Twitch che ha attirato picchi di 150.000 persone connesse contemporaneamente, ieri Bethesda ha deciso di sganciare la bomba, annunciando Fallout 76 prima delle 3 2018. L'ha annunciato come per dire appunto, eccolo qui, questo vi presenteremo alle 3 2018, senza svelare però in che cosa consiste, qual è il gameplay, se è uno spin-off di Fallout 4, se è un qualcosa di completamente nuovo. C'è soltanto un teaser trailer di circa un minuto e poche altre informazioni e qualche screenshot appunto che ha diffuso Bethesda tramite i suoi comunicati stampa ufficiali. A poche ore però appunto dalla pubblicazione di questo trailer c'è stato subito un bel leak. A quanto pare questo Fallout 76 sarebbe un online survival RPG, quindi un qualcosa di profondamente diverso da quello a cui siamo abituati nella serie Fallout. Il gioco in questione sarebbe ispirato ad altri titoli del genere quali DayZ e Rust, e a riportarlo al celebre portale Kotaku sarebbero tre persone vicine al progetto che ovviamente sono volute rimanere anonime. Iniziamo dall'ambientazione, da quello che sarebbe trapelato appunto dall'ambientazione. Fallout 76 farebbe riferimento al Vault 76, un Vault che è apparso più volte nella lore di Fallout 3 e Fallout 4. Cosa sarebbe questo Vault? Sarebbe un Vault che è stato aperto solo 20 anni dopo il conflitto nucleare che ha devastato la Terra appunto di Fallout. Basti pensare che Fallout 3 e Fallout 4 sono ambientati comunque circa 200 anni dopo la guerra nucleare, quindi un'ambientazione che ci porta a solo 20 anni dopo appunto il conflitto nucleare che ha devastato la Terra cambia drasticamente le carte in tavola. Il mondo di gioco sarebbe ancora meno civilizzato e potenzialmente più pericoloso e ancora più radioattivo di quello visto appunto nel contesto di Fallout 3 e Fallout 4. Nel trailer poi si sente la frase in inglese tradotta in italiano: quando la guerra è finita e la polvere radioattiva si è posata, è ora di ricostruire, come per dire appunto che questo Vault ha il desiderio di uscire fuori subito dopo la guerra per cercare subito di ricostruire la civiltà. Ma non sappiamo ovviamente cosa troverà all'esterno del Vault 76 dopo soli 20 anni dal conflitto nucleare. La regione degli Stati Uniti a logica dovrebbe essere quella del West Virginia, come suggerisce la canzone nel trailer pubblicato ieri da Bethesda. Le tre persone vicine al progetto affermano che il prototipo iniziale di Fallout 76 era una sorta di Fallout 4 in multiplayer, cioè l'obiettivo di Bethesda era proprio quello di vedere che effetto faceva un gioco di Fallout in un contesto online, quindi diverso da quello a cui siamo abituati. Ma anche se Fallout 76 sarà effettivamente un gioco con un'impalcatura online, ci saranno comunque una storia principale, ci saranno quest principali e secondarie da affrontare, possibilmente in gruppo o in solitaria, ancora non possiamo saperlo. E rimarrà anche la possibilità di costruire strutture, esattamente come in Fallout 4. Una delle tre fonti poi afferma che il mondo di gioco è in continua evoluzione. Praticamente si tratterebbe di un mondo di gioco dinamico che andrebbe ad influenzare anche il modo di giocare dei vari utenti connessi. Fallout 76 poi non sarebbe stato sviluppato negli studi principali di Bethesda, bensì ad Austin, nella sede dell'ex software house Battlecry Studios. Un po' di storia: Battlecry Studios erano una sussidiaria di ZeniMax Media, ovvero appunto lo stesso proprietario di Bethesda, e la software house in questione stava lavorando ad un videogioco che non a caso si chiamava Battlecry, una specie, chiamiamolo, di Overwatch appunto, sempre online, che fu cancellato dalla stessa Bethesda per paura che non raggiungesse gli obiettivi prefissi. Quindi è possibile che i Battlecry Studios stessero lavorando dal 2015 in poi a questo prototipo, a questa versione di Fallout 4 online, che poi è sfociato in un progetto più ampio, più concreto, intitolato appunto Fallout 76. A farci credere in questa cosa anche il fatto che i Battlecry Studios hanno solo di recente, nel marzo del 2018, cambiato nome in Bethesda Game Studio Austin. Insomma, ricapitolando, questo Fallout 76 sarebbe un online survival RPG. A voi la palla, quindi, vi aspettavate qualcosa di diverso? Vi aspettavate una sorta di spin-off sulla falsariga di New Vegas? O un qualcosa di ancora diverso, come, non lo so, uno strategico, un gestionale o addirittura un gioco mobile, visto che alla fine Fallout Shelter ha avuto un grande successo? Fatecelo sapere nei commenti e, come al solito, se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like o di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Un saluto da Lorenzo Delli per Smart World Gaming.